sarà l'inaugurazione dell'Unigo Photo Festival, consisterà in una commedia teatrale proposta dalla compagnia La Soffitta e poi la presentazione del programma e la presentazione innanzitutto anche di una mostra che è un omaggio all'Unigo, delle bellezze nascoste all'Unigo. Qui siamo nella sala della mostra fotografica, sì. Alle mie spalle c'è la mostra fotografica appunto delle opere d'arte, dei particolari delle opere d'arte di Lonigo, contenute nelle sedi artistiche di Lonigo. Ai miei lati c'è la collezione di Antonio Belvedere, un collezionista veronese, appunto che ha questo grande patrimonio di macchine fotografiche d'epoca. Allora, questo festival durerà appunto 3 giorni, cominciando da questa sera dell'inaugurazione, e vedrà molti maestri della fotografia proporre dei corsi, corsi per principianti e corsi anche per fotografi professionisti. Si andrà dal corso base a quello 3D, oppure la passeggiata notturna che si imparerà a fotografare al buio, però non mancheranno gli intrattenimenti per tutti, anche per i non appassionati della fotografia. Avremo un'esibizione di body painting molto prestigiosa, perché saranno con noi le vincitrici del concorso nazionale per body painting. Poi all'ultima serata concluderemo con una sfilata di moda, proprio per mettere alla prova i fotografi nella passerella. Assolutamente sì, Lonigo come sempre al centro della cultura e anche fiore l'occhiello in questa splendida villa che contraddistingue proprio il nostro paesaggio. Abbiamo qui la grande associazione Cerchio d'Oro che ha organizzato questo bellissimo momento legato alla fotografia di artistica chiaramente, ma anche una bellissima fotografia che vedremo all'interno poi delle nostre bellezze artistiche che sono sparse in tutti i nostri monumenti della città. Qui come sempre Loretta d'Oro ha fatto un lavoro encomiabile, apre la serata con La Soffitta con un'attività ovviamente di prosa per unire sempre le varie arti che comportano poi il successo di una manifestazione. Le arti nelle arti, qui abbiamo una bellissima villa, l'arte del teatro e poi l'arte anche della fotografia. Tutto questo sempre nella nostra meravigliosa città, quindi un evento che come sempre contraddistingue la nostra meravigliosa Lonigo. Ci viene in mente colpo grosso col cincinnamore. Grazie. Eh sì, nascosta. Perfetto. È un po' più vicino, scusi. Ok, posso caricarla su Facebook o sulla pagina dell'Unigo? Me la fai vedere, me la fai. Se all'inglese. Secondo che mi sia imparato. Vardem è qua. Ok. Guardate qua. Thank you.
Prosegue con un brindisi assieme.